Alla luce del comitato odierno e dei recenti, diciamo, episodi di criminalità avvenuti a Pomezia, in che modo il Comune da oggi si impegnerà per migliorare la sicurezza nel territorio? Noi abbiamo già attivato negli scorsi anni una situazione di controllo del territorio, diciamo principalmente a partire dagli eventi di Eco X, un controllo sul territorio capillare su quelle che sono le attività di contrasto alla criminalità organizzata e a singoli episodi puntuali. Il comitato di oggi rappresenta un nuovo avvio, un nuovo coordinamento e una nuova volontà di riuscire a lavorare in maniera sinergica su quelli che sono i temi e microtemi che alimentano anche la criminalità organizzata, quindi partire anche in parallelo su quelli che sono situazioni puntuali come il fenomeno della prostituzione, banalmente parlando nella zona di Santa Palomba, e riuscire a toglierli dal controllo della malavita. Quindi questi sono esempi di come lo Stato vuole intervenire su un problema generalmente diffuso anche a livello di litorale, che è poi la partenza alla base del comitato di oggi.